Quiatti, volevo proprio partire da questo, da come nasce questo team organizzativo che ci porta a Padova, questo bellissimo festival che poi nel corso degli anni vedremo come si svilupperà. Siamo quattro ragazzi, poi siamo diventati cinque in realtà, e insieme abbiamo deciso di sviluppare questa idea. È stata sicuramente una sfida, perché sapete tutti bene che una prima edizione è sempre un battesimo. Un battesimo difficile, difficile che ci si creda, che gli sponsor, le istituzioni, la gente, insomma, creda in una prima edizione di un festival. Però noi devo dire che ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e siamo veramente felici che sia iniziato così bene e di vedere che questa cosa sta diventando realtà. Un festival coraggioso, peraltro, visto che si dedica a un unico autore e lo analizza a 360 gradi attraverso proprio i suoi gusti e quello che alla fine l'ha portato ad essere un autore importante, in questo caso, in questa edizione. Parliamo di Pupi Avati, però quello che invece volevo capire con Eleonora è proprio questa idea di puntare su un festival che va ad approfondire la figura di un autore invece che magari a toccarlo in superficialità, inserendolo insieme a mille altri autori. Ti ringrazio per la domanda, come si dice in questi casi, perché è un'ottima intuizione. Infatti noi abbiamo proprio voluto fare questo, cioè abbiamo cercato di fare un festival che approfondisca il più possibile i gusti, le passioni, gli interessi di un autore, per capirne a fondo la sua filmografia e ovviamente anche la sua persona, perché, come ho detto altre volte, noi, a differenza di Benedetto Croce, crediamo che un artista sia tutto quello che è, tutti i suoi gusti, le sue passioni, quello che l'ha influenzato, che l'ha coinvolto. E questo film, questo festival, scusate, riesce a intercettare, credo, due tipi di pubblico: chi ama Pupi Avati, naturalmente, certo, quindi chi ama il protagonista e vuole come leggerne un'intervista molto lunga che dura tre giorni, che ne approfondisce il carattere, le passioni in ogni campo, ed anche chi naturalmente magari si scoprirà ad amare Pupi Avati attraverso i suoi gusti e le sue passioni. Ultimissima cosa, è una curiosità legata al vostro piano di presentazione di questo programma invece alla cittadinanza, e c'è un decalogo molto carino, molto divertente di questa edizione 2011. Come nasce questa idea? Il decalogo nasce perché pensavamo a quale può essere il decalogo per il perfetto cinefilo, e allora piano piano abbiamo raccolto, sì, le nostre idee. Abbiamo pensato che il cinefilo deve amare il cinema come se stesso, questa è una cosa fondamentale. E una cosa molto importante è che il cinema non si consuma, e questo è un principio che applichiamo anche qui al Secondo Me Fest, nel senso che il cinema non è solo televisioni, non è solo consumismo, non è solo l'ultimo grande successo. Il cinema è vedere e rivedere sul grande schermo i grandi capolavori. E infatti adesso noi stiamo vedendo Una vita difficile e questa maratona conta molti grandi film del passato. E poi naturalmente a noi piace molto Puoi sempre incolpare il maggiordomo, che è la nostra via di fuga, in ogni caso ci aiuterà.